da un anno all'altro sempre la cornice del Grand Hotel Excelsior, ma questa volta non si parla di un progetto che sta prendendo forma. Il Leone di Vetro è diventato un film, uscirà nelle sale il 2 ottobre ed ambisce a diventare un prodotto glocal, ovvero una storia locale, quella delle famiglie Biasini e Querini, che interessi globalmente per i suoi contenuti ricchi di storie e di passione per il territorio. Un Veneto che ha conquistato anche chi è stata chiamata a portarlo in scena. Mi piace tantissimo il Veneto. Quando Salvatore mi ha detto guarda, ti stimo, sei una bravissima attrice, però bisognerà lavorare un po' in Veneto, ho detto ma di solito io lavoro con i dialetti del sud, il napoletano, il siciliano, anche se poi sono romana, dico quindi vediamo un po', mi faccio aiutare da un'amica. Invece poi mi sono fatta aiutare, ho avuto questa ispirazione dallo spagnolo che conosco molto bene e che vi hanno dominato per tanti anni, quindi questo spagnolo si sente tantissimo, no? Venexian, la XI, la doppia L, avete una terra e un dialetto meraviglioso. Presidente, non le chiediamo il finale, anche se ha già visto tutto, però diceva emozioni forti le ha garantito questo film. Ma emozioni forti sì, io sono uscito da questa anteprima che ho visto con le lacrime agli occhi, con gli occhi gonfi di lacrime, e per fortuna mi sono accorto che non ero solo, e questo significa che è un film fatto in maniera eccellente, dove attraverso questo film si riconoscono i valori del nostro territorio. Un anno di riprese in varie location venete, principalmente Borgo Malanotte di Vazzola e San Polo di Piave nella Marca Trevigiana, Venezia, Verona e poi Piombino Dese, che è nell'Alta Padovana ma all'incrocio di tre province, dove le due famiglie, i Biasin e i Querini, incrociano le loro storie. Intanto nella famiglia dei Biasin, secondo me, il lavoro che io ho cercato di fare è stato quello di presentare proprio delle tipologie caratteriali, cioè noi abbiamo nella famiglia Alvise che è il conservatore, Spartaco che è il reazionario, l'idealista che è Marco e l'opportunista che è Jacopo, quindi diciamo rappresentiamo un po' delle componenti caratteriali anche un po' di quel periodo e anche un po' del nostro periodo. Nella famiglia dei Querini invece troviamo quello che è la remissione, la grandezza perduta e anche un po' la dignità di una famiglia nobile che però è in decadenza perché il marito morto di questa contessa Querini ha sperperato tutto e quindi loro diciamo ecco lì è proprio raccontiamo l'apparenza, cioè non vendono un vestito ma non mangiano. Ecco, questa è un po' la famiglia Querini. Il Leone di Vetro è ambientato nel 1866. Sono i giorni precedenti al referendum del 22 ottobre che arriverà a sancire l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Le vicende di una normale famiglia veneta, i Biasin, si intrecciano con le vicissitudini della famiglia Querini, un nucleo di aristocratici in progressiva decadenza. Si narra il periodo fra la caduta di Venezia, per opera di Napoleone, e la sua annessione all'Italia. Il soggetto del film, curato da Alessandro Centenario e Renzo Carbonera, tratta in parte anche la vicenda storica delle Pasque veronesi del 1797, quando Verona insorse contro Napoleone. Si racconta bene la storia in questo film? Sì, perché è una storia la quale senza forzature, senza particolari coloriture fosche oppure troppo vive, però finalmente ci fa conoscere qualcosa che nei sussidiari famosi della nostra infanzia, nei libri di storia, non ci hanno fatto conoscere. Quindi usciamo da un certo tipo di retorica, forse comprensibile in altri tempi, dove tutto era santo e splendidamente fatto perché si andava verso la cosiddetta unità d'Italia. Sicuramente le intenzioni erano ottime, però non c'è dubbio che il modus facendi non è stato dei migliori e i veneti sicuramente non ci hanno guadagnato. Esce bene il carattere dei veneti da questo film? Ah beh, i veneti da questo film escono come il popolo forte, il popolo testardo se vogliamo, ma comunque anche capace di
poi lo si vedrà il film, nelle stesse famiglie ci sono vari modi di pensare, vari modi di approcciarsi nei confronti dello stesso problema, l'indipendenza, rimanere tali, diventare parte del Regno Unito, e si discute, ed è il bello, è forse il senso della famiglia dei veneti, perché tutto avviene all'interno della famiglia, le discussioni avvengono, sì, c'è il patriarca, c'è il figlio più grande, c'è quello più giovane, più scapestrato, ma si cerca di confrontarsi e di parlarsi, e alla fin fine, comunque, anche se a volte non si trova la sintesi, ma rimane l'amore della famiglia, che è un classico, direi, dei veneti. A proposito di dialetto veneto nella recitazione del Leone di Vetro, il venetissimo Alvaro Gardella, interpretando il podestà che rappresentava il popolo italiano, è uno dei pochissimi che recita in italiano. La romana Sara Ricci e gli attrattori invece hanno imparato un singolare slang veneto. Non mi sono ubriacata perché purtroppo il vino sul set era finto. Era mirtillo, succo di mirtillo, perché sennò potevamo rischiare di ubriacarsi. Qualche trucco è stato attuato, ma è stato difficile. No, non è stato facilissimo, però è stato molto piacevole. Ho scoperto che mi piacerebbe tantissimo lavorare in questa lingua, perché per me è proprio un'altra lingua. Complimenti, molto musicale, molto sensuale. La scelta del regista è stata chiara. È una storia veneta, quindi l'accento veneto andava assolutamente messo in evidenza. Solo che io mi sono posto il problema, sia con i produttori, con gli attori e con gli sceneggiatori, di renderlo fruibile, cioè nel senso che mi sarebbe dispiaciuto molto. Io ho un ricordo di un film che era sottotitolato, no? Era in dialetto ed era sottotitolato. A volte è faticoso, cioè dover guardare un film sottotitolato, a mio avviso, almeno a me succede quando guardo i musical o i film americani, lo devo guardare due o tre volte per avere il piacere di godere anche la parte visiva, perché l'occhio ovviamente ha una doppia funzione, deve guardare l'immagine e deve leggere, e allora è un peccato che perdi delle cose. Questa è un'opinione del tutto personale, anche se ci sta gente che dice il doppiaggio, non il doppiaggio, eccetera, questo è un altro discorso. Però relativamente a Leone di Vetro, io penso che abbiamo fatto la scelta migliore, cioè che quella di parlare in un dialetto fruibile, dove in dei momenti era un po' più stretto e in altri momenti c'era solamente la caduta, il suono. Del resto anche Goldoni scriveva commedie in italiano, e poi Le baruffe ghiozzotte e tutto quanto in veneto, che io ho fatto anche in teatro tra le tante cose come regia, quindi... Il film è girato in buona parte nei luoghi di produzione del Raboso del Piave. Sia i Biasin che i Quirini producono entrambi vino, che commerciano in tutta Europa. I popolani Biasin, da generazioni, si dedicano con passione alla produzione del Raboso, vino dal sapore deciso ma ostico da produrre, perché richiede molta cura ed un invecchiamento biennale in bottiglia, che offre però al prodotto finale un gusto inimitabile. Tanto che il marchio e la bottiglia del loro vino, il famigerato Leone di Vetro, diventano un simbolo di qualità ricercatissimo. E i Quirini, che a loro volta producono un vino di minor qualità, vorrebbero carpirne i segreti. Con il Leone di Vetro, passato e presente si rincorrono l'attualità dei temi, la competitività delle aziende ed un Veneto insofferente spesso verso il potere centrale di Roma. Questo film noi l'abbiamo promosso e l'abbiamo sostenuto per tre valori essenzialmente: il valore della produzione del nostro territorio, bellissimo, il valore di uno dei settori economici più importanti, che è il vino, e in questo momento noi con questo film rappresentiamo e facciamo una promozione su Raboso, vino tipico della durezza di razza Piave, della razza del Piave, del fiume Piave. Il terzo fattore è perché qui finalmente viene fatta luce sulla storia, una storia che la nostra Repubblica non ha mai voluto insegnare nei libri di testo scolastici, dove si dimostra chiaramente che il referendum del 1866 era un referendum truffa, e credo che una società, una civiltà non può guardare il domani se non conosce realmente la propria storia. E in questo contesto credo che sia veramente un'opera importantissima, un'opera stupenda, e mi auguro che in questa rappresentanza del 71esimo Festival del Cinema di Venezia possa rappresentare il lancio, il trampolino di lancio per questo meraviglioso film, che sia conosciuto a livello mondiale. Sono sincera, sono laureata in lettere, però non sapevo di questo plebiscito truffa, quindi mi sono
mi sono documentata e, pur non essendo veneta, riconosco tante vostre polemiche attuali, no? Anche durante, insomma, nel 2011, che si festeggiavano in tutta Italia i 150 anni di Risorgimento, ma in realtà il Veneto e Roma non c'erano, quindi insomma vi capisco molto di più, sono entrata di più nella vostra mentalità ed è stato anche bellissimo recitare in Veneto. La famiglia Biasin, rappresentata nel Leone di Vetro, si basa sulle forti braccia di Jacopo e dei suoi figli Spartaco e Marco, impegnati tutto il giorno fra le vigne e nella successiva commercializzazione del raboso. Al patriarca dei Biasin brillano gli occhi quando parla di loro. Alvise Biasin è interpretato da Claudio De Davide. La cosa più difficile di questo film qual è stata? Entrare nel personaggio. Non perché non fosse bello, piacevole, molto bello, ma perché parlava di altri tempi, cioè non sono i nostri. E come attore, diciamo, ho dovuto fare uno studio sul personaggio, non sulla lingua, perché di solito io, come sempre dico, sono italo-veneto. Mio padre è veneto, mia madre è torinese, perché hanno fatto un'unità d'Italia un po' strana, che sono io. Io sono meticcio, però le radici sono queste. Ma non mi bastavano, perché conoscevo sì le zie, gli zii, ma non era sufficiente per creare oltretutto un patriarca che non era quelli che conoscevo io, i miei coetanei o le zie, ma era il nonno. Per cui devo dire che mi è servito molto il girare così al Borgo Malanotte. Questi vecchietti seduti sulla sedia di fianco che volevano parlare con te perché tu eri, io ero la novità, diciamo, che c'era lì. Giravano un film e loro parlavano dicendo, e mentre parlavano loro io chiedevo a loro. E era molto divertente perché questi si aprivano, ti raccontavano, mi non mi ricordo questo, ma mi ricordo che mio padre diceva. E per cui da lì il modo di ragionare più che il modo di parlare. Il Borgo ha aiutato, insomma. Il Borgo ha aiutato a creare un personaggio con radici vere. Con radici rubate, ovviamente, perché non erano le mie, ma con radici vere nascono proprio da questo territorio e alcune cose che ho fatto forse non le avrei fatte come attore, ma le ho fatte proprio perché mi hanno dato l'input queste persone deliziose, aperte, dure ma non cattive, dolci ma non piagnone. C'è una, diciamo, una realtà di persona bella da vedere, bella da sentire, da ascoltare e questo ho cercato, spero, almeno in minima parte di essere riuscito a farlo, di infilarcelo tutto anche a forza alcune volte nel personaggio di questo nonno che è il patriarca, è quello che deve dare gli ordini per tutto. Perché lui è la voce e gli altri obbediscono poi nella trama del film, ovvio. E lì non era non l'ho mai fatto. In famiglia adesso i padroni sono altri, anzi altre, le mogli. Però qui dicono che mi sia riuscito, insomma, la cosa principale, la cosa bella è stata quella, ecco. Uno dei più apprezzati doppiatori italiani interpreta nel Leone di Vetro Jacopo, il figlio del patriarca dei Biasin, Alvise. Per Christian Jansante, una prova di fronte alla cinepresa dopo aver prestato la voce a star del calibro di Johnny Depp in Paura del Lira a Las Vegas o Christian Bale in Nemico Pubblico. La vita all'interno del borgo, si diceva, ha aiutato a voi a entrare nei personaggi? Ma guarda, il mio personaggio in realtà non è stato troppo difficile da interpretare perché è rappresentativo di un personaggio che ci vive intorno tutti i giorni, cioè l'italiano medio, è anche abbastanza mediocre. Jacopo Biasin è un opportunista, Jacopo Biasin è uno che pensa ai fatti suoi, tant'è vero che c'è una frase, no? Dice a me mi piace schea pase, cioè mi piacciono i soldi perché non me li portate via, fatemi pagare meno tasse possibili. E la pace che significa voglio fare come mi pare, è uno che si gode la vita con un amante ventenne, uno che dentro casa fa il padre padrone, poi si appecorona
al potere, no? Quando va a chiedere la raccomandazione appunto per pagare meno tasse, uno che spera nell'Italia perché crede che l'Italia possa aiutarlo in questo senso e poi si pente perché si accorge che invece non è così. È un personaggio, ripeto, negativo, come sono negativi tanti italiani, me compreso, quando approfitto delle situazioni che mi fanno comodo, con la differenza che io per esempio sono uno che lo dice, cioè ho fatto quella cosa magari non illegale, ma magari ne ho approfittato perché mi portava beneficio. Invece di solito l'italiano tende a negare, perché qui c'è molta ipocrisia in questo paese, è sempre colpa di un altro, no? Cioè la nostra vita va male perché c'è un altro che si approfitta di noi, perché c'è il politico che ruba, perché c'è quello che non paga le tasse, eccetera eccetera. E quindi l'italiano che pensa così è quello che poi in realtà l'ha rovinato un po' questo paese. E inoltre aggiungo che mi sembra, per come stanno andando le cose negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista economico, che siamo tornati un po' a quel tempo, quando c'era la DC che distribuiva posti di lavoro piuttosto che altro, che ne so, in Abruzzo e nel Veneto andava bene a tutti. Oggi che questa possibilità non c'è più, allora gli abruzzesi se la pigliano con i veneti e i veneti con i napoletani, e si inneggia anche al secessionismo, che secondo me non porterebbe nulla di buono. Considera che abbiamo fatto l'Europa, insomma, pensare di dividere l'Italia oggi mi sembra anacronistico. E Jacopo Biasil è uno che la dividerebbe per un proprio tornaconto. Quindi in questo senso, ripeto, mi sono ispirato a un soggetto comune che è molto diffuso dal nord al sud. La produzione di un film non è mai semplice e si basa anche sul supporto esterno alle attività della troupe. Dietro al Leone di Vetro, prodotto da Venice Film, c'è il supporto del Fondo del Cinema della Regione Veneto, provincia di Treviso, e della Treviso Film Commission, uno degli organismi deputati alla ricerca dei location ideali, come lo splendido Borgo Malanotte di Vazzola. Vi ripone De Speranze il consorzio Vini Venezia, che rappresenta 4.500 produttori vitivinicoli, per non parlare della confraternita del Raboso. C'è il lavoro di Running TV International e di Culture Active, nonché di altre realtà culturali locali, come pure la ristorazione e l'ospitalità, che ha accolto attori e scenici per tutta la durata delle riprese. Qual è l'emozione principale una volta finito questo film? È l'emozione di vedere una cosa locale veneta, naturale, quali sono i veneti. Quindi sicuramente sarà una faremo vedere al mondo ciò che siamo noi, ciò che vogliamo fare. Io sono uno di quelli che ho ospitato la troupe nella mia tenuta, e quindi con orgoglio sono 10 giorni lì, hanno mangiato tutto quanto, e quindi proprio è un piacere ospitare e vedere questa gente, questi attori, queste persone che lavorano con tutto questo amore. Capito? Io sono della tenuta del Gambrinus, di cui c'è un ristorante anche, e quindi per me è stato 10 giorni di grande bellezza. La fotografia del film Il Leone di Vetro è stata curata da veneziano Lorenzo Pezzano, il montaggio del padovano Nicola Pittarello, le scenografie di Virginia Vianello e Paolo Bandiera, i costumi di Fulvia Amendolia e le musiche di Pericle Odierna. Fra gli interpreti principali, nell'ora e 40 di durata del film, Claudio De Davide, Christian Jansante e Sara Ricci. Vi è il giovane Maximiliano Hernando Bruno ed Andrea Pergolesi. Folta la rappresentanza veneta per un film dalle chiare radici locali. Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Gaetano Rampin, Carla Stella, Diego Pagotto, Eleonora Panizzo e Stefano Scandaletti. Il regista napoletano Salvatore Chiosi lo ha diretto. Gli attori hanno chiesto niente lacrime. Sì. Ho chiesto questo, ci sono due o tre momenti che sono necessari perché poi il testo e il momento lo chiedeva, però quello che ho voluto proprio dagli attori e ho voluto anche io proprio, mi sono imposto, perché da napoletano si sa benissimo che, ecco, lo dico in gergo, siamo un po' de panza, no? Nel senso che andiamo più su delle emotività, però qui quello che mi piaceva proprio era mantenere una pulizia, perché certi popoli nascondono un po' di più quello che è un dolore, quello che è una sofferenza, e non volevo compiacermi, volevo suscitare delle emozioni.
credo da quelle persone che l'hanno visto adesso in anteprima hanno apprezzato questa cosa. Spero che piaccia a tutti, perché ho lavorato più sulle implosioni che sulle esplosioni, perché sono più interessanti, sono più belle.